cominciato la guerra con l'Azerbaigian, l'esercito, e quindi voleva fare la guerra. E niente, per strada prendevano la gente e portavano in guerra. Si salvava chi aveva quattro figli, come mio padre. Si stava bene quella volta quando ero piccolo. Mi ricordo che ogni mese noi andavamo al lago Sevan con la famiglia e ci divertivamo. E poi a un certo punto, stiamo parlando del 1991, quando l'Armenia è diventata una repubblica, si è diviso dall'Unione Sovietica, è diventata una repubblica, e da lì sono cominciati i veri problemi. Ho cominciato la guerra con l'Azerbaigian, perché l'Azerbaigian ha visto che l'Armenia non ha il proprio l'esercito, e quindi voleva fare la guerra. E niente, per strada prendevano la gente e portavano in guerra. Si salvava chi aveva quattro figli, come mio padre. E niente, man mano dopo la situazione si è calmata, dopo mio padre ha deciso di portare la sua famiglia in un posto migliore, perché lì in Armenia quando fai militare ti mettono 2 anni al confine e ci sono sempre ancora dodici di guerra. Niente, quando siamo arrivati a Milano ovviamente eravamo distrutti. E io mi ricordo che avevo 40 di febbre perché avevo le tonsillite. Abbiamo dormito un po' di giorni in stazione, ma la stazione era chiusa e quindi mio padre ha dovuto fare casini per far aprire la stazione, perché appunto io non stavo bene e lui era molto preoccupatissimo. E niente, noi quando eravamo a Gorizia, dopo vivevamo in Caritas, avevamo un posto per dormire, avevamo per mangiare, mangiavamo in Caritas. Però quando sono arrivati i miei genitori, noi avevamo già un posto per dormire, cioè avevamo, tramite Caritas, avevamo trovato questo signore che è Medeot Mario, che ci ha ospitato, è come mio secondo padre, che ci ha ospitato in casa loro, e che facevamo custode, no? In fabbrica. È stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ogni tanto ovviamente penso al passato, cioè prima eravamo in stazione, adesso siamo sempre a Milano, però in un completo molto diverso, cioè abbiamo la casa, abbiamo la palestra, quindi non ho mai dimenticato il mio passato. Ovviamente guardo il momento, guardo il futuro, però non bisogna mai dimenticare da dove si viene.